ragazzi, praticamente è da quasi, anzi sì, un mese ragazzi, anche di più credo, che non faccio video su YouTube, in particolare su Clash Royale. Ragazzi, allora, io vi ricordo che a Clash Royale ci avevo giocato con il Fuca. Io avevo giocato con il Fuca e ero in Arena 5. Ma vi ho fatto vedere anche il mio mazzo. Però non vi ho fatto vedere, innanzitutto, ora sono in Arena 9. Cioè, comunque sono scalato dall'Arena 5 fino all'Arena 9. Poi, magari, per alcuni pro player, magari non è nulla. Però per me, comunque, è un grande upgrade. Però, ragazzi, allora, innanzitutto, prima che inizi il video, mi raccomando un bel like, un'iscrizione per questo ritorno sul canale, anche su Clash Royale. Mi raccomando, importantissimo, iscrizione, campanella e assolutamente like, mi raccomando. Poi, ragazzi, siamo quasi ai 100 iscritti, ve lo dico sempre in ogni video. E niente, quindi, oggi andremo a vedere come sono cambiato, come sono diventato, che cosa è cambiato da quando non ho giocato, cioè non ho portato più video sul canale e ho giocato da sola a Clash Royale. Siete pronti? Vi dico, alcune carte non sono nemmeno della mia arena, quindi siete pronti? 3, 2, 1. Ecco qui. Questo è il mio mazzo. È il mio mazzo di adesso. È un 3.4. Ho quasi tutte le carte al 10 nel mio mazzo. Ragazzi, questa, il tronco, ragazzi, l'ho sbloccata, mi sembra, ieri. L'ho sbloccata ieri. Veramente super contento, perché era una delle carte che non vedevo l'ora di sbloccare. E finalmente l'ho sbloccato, ragazzi. Il tronco era proprio una carta che mi serviva. Comunque vi ricordo che, se non ricordo male, avevo il barile di Goblin. Ce l'avevo tipo al 7, all'8, non mi ricordo. Il cucciolo di drago, che intanto gli andiamo a dare 5 jolly, era all'8, se non ricordo male, o al 9, non mi ricordo. Queste leggendarie qui non ne avevo nessuna. Vi dico solo, allora, lo stregone l'ho sbloccato grazie al torneo che ho vinto. La strega madre, vi chiederete, ma come fai ad avere la strega madre? Si sblocca in Arena 14, infatti, ragazzi, in Arena 14, qua, no? In Arena 14, che sarebbe l'arena leggendaria, non è qua, è qua, ecco, arena Lega Sfidante 1, qui. Oh, stai fermo. Oh, no, raga, ho sbagliato, scusate, è che non riesco a tenere fermo. Stai fermo, per favore, non mi fare incavolare, che qua. Oh, fermo. Lega Sfidante 1, che si raggiunge a 5.000 coppe. Ah, e poi vi volevo dire che, oltre alla strega madre che vedete qua, ho anche un'altra carta, che è una tra queste. Vi do 3 secondi per indovinare qual è. 5, sì, 5. Non so manco quanto è finito. 3, 2, 1. Perfetto, se l'avete scritto nei commenti, buon per voi se avete indovinato, che comunque. E ho anche un'altra carta, questa volta di arena qua, che non sta fermo. Allora, facciamo così. Facciamo così. No, per un pelo non ci sono arrivato. Vabbè. Beh, ho una carta tra queste qui. Mamma mia, perché non stai fermo? Non sono tra queste tre, ma sono tra queste quattro, che non riesco a farvi vedere. Vabbè, oggi il mouse e il gioco non ci vogliono bene. Comunque, ora vi farò vedere qual è. Allora, partiamo, che queste sono le altre carte che ho. Ah sì, ho anche questa qui che ho sbloccato, il mastino lavico.
Poi questo sempre sbloccato grazie al torneo. Ma ragazzi, vediamo se ve ne accorgete. Eccolo qui ragazzi, il golem di Elisir, che si sblocca in arena 13 se non sbaglio. Sì, in arena 13 che abbiamo visto prima. E la guaritrice guerriera. Allora ragazzi, a me questa carta piace veramente tanto. Ma tanto. È veramente forte. Però per ora non la uso nel mio deck. Perché? Perché secondo me devo ancora cercare di potenziarla. Adesso io dovrò raccogliere jolly e tutto per potenziarla. Ma appena potrò la potenzierò. E niente, vabbè, abbiamo detto anche abbastanza No, non volevo aprirlo. Vabbè, ho sbagliato. Ma è partito. Vabbè, non importa. Vabbè, comunque, ragazzi, il tronco comunque l'ho sbloccato grazie a il nostro clan. Meno male che siamo arrivati primi. E niente, l'ho sbloccato. Vabbè, adesso vi faccio vedere in partita come gioco e nulla. Ci vediamo in partita. Let's go. Ragazzi, ci siamo. Siamo in partita, siamo contro King 100. Allora, vediamo. Allora, parte subito così, non so perché. E noi piazziamo una bella princess da dietro. Ecco, raga, l'unica carta che non riesco a counterare è il Gran Cavaliere. Per fortuna, poi, per fortuna, sono riuscito a far attivare la torre centrale, per fortuna. E per fortuna, un altro per fortuna, siamo riusciti a... Dai, che forse qualche danno glielo riesco a fare, così me ne fa un in più. Sì, ok, regà, almeno un hit in più me l'ha fatta. Strega madre, in basso a sinistra. Allora, la torre lì è praticamente fatta, quindi andiamo di princess anche. Aspetto il bariletto, questo non si difende, la princess va a fare la torre, perfetto. Il Gran Cavaliere non so come counterarlo, porca miseria, mi serve. Allora, il Gran Cavaliere mi fa la torre. Anche dall'altra parte, qua si era giocata veramente bene. GG per lui, si era giocata bene, mi ha fatto un bel push, mi fa la torre. Dannazione, però almeno vabbè, siamo pari. Allora, facciamo così e facciamo non so come counterarlo, giochiamo delle carte che ci permettano. Mi serve lo stregone di ghiaccio. Mi serve lo stregone. Cacchio, però, perché. Meno male, allora, meno male non l'ho fatto. No, meno male, però non lo so se era meglio che andava alla torre centrale o meno. Il tronco. No, cacchio, l'ho piazzato malissimo. Regà, l'ho piazzato malissimo. Malissimo, ho piazzato il tronco. Qui si difende. Sto attaccando molto bene. Qui. Non riesco a fermarlo. Il Gran Cavaliere, veramente una carta forte, veramente forte, ma veramente. Meno male che sono riuscito più o meno a calmarla, anche se la torre me l'ha fatta lo stesso. Vai di domatore, vai di tronco, vai di ma basta sto Gran Cavaliere, regà, mi ha rotto. Peccato. Peccato, peccato per la prima partita. Peccato. GG, ti è andata bene. GG, dai, bella partita. Bella partita. Andiamo nella prossima, va? Speriamo che vada meglio. Intanto, raga, GG per noi. Livello 8 per la guaritrice guerriera. Perfetto. E vabbè, adesso andiamo in partita. Eccoci ragazzi, nella seconda partita di oggi. Abbiamo beccato un tipo che si chiama Leo Messi. Bellissimo, bellissimo il tuo nome. Ragazzi, facciamo un bel push subito cattivo. Allora, lui si difende bene, ma anche noi comunque abbiamo attaccato bene, i danni li abbiamo fatti. Ci serve uno stregone di ghiaccio, che però va fatto fuori subito dal
principe, mettiamo una princess in difesa che va a fare la valchiria, che però ha fatto un sacco di danni, ragazzi. Porca miseria, qua sì, cavoli. Andiamo così, andiamo di tronco, vai, piazzato un po' in ritardo, però l'abbiamo piazzato. Vai con lo stregone elettrico, che comunque qualche danno me l'ha fatto. Ci difendiamo con il nostro amico draghetto, che i primi danni li prende dal moschettiere, che però comunque va fuori, purtroppo non va a fare nemmeno un danno alla torre, però gli facciamo un bel push, che però lui si difenderà con l'orda di scheletrini, però almeno un danno si è riusciti a farglielo. Andiamo così e... ok, allora... sì, ok, potevo giocarmela meglio, lo so, me la sono giocata malissimo qua, malissimo, proprio. Però qualche danno... no, raga, mi dispiace, qua ho perso la torre. Mannaggia, raga. Se è giocata bene, cioè, non è che se è giocata... sì, se è giocata bene, ma me la sono giocata male io. Andiamo di strega madre, va. Strega madre che va verso la sinistra. Serve un bariletto. Vai, domatore, vai. Torre fatta, perfetto. Ok, qui mettiamo una bella tronco che va a far fuori. Scusate. Oh, madonna. Scusate. Che va a far fuori lì la valchiria lì, no scusa, non ho visto bene. Ok, vai, bello questo push, vai regà, vai col domatore, regà, che push, peccato per il domatore che però se n'è andato. Un danno l'ha fatto. Regà, doppio cucciolo di drago ad andare a difendere. Andiamo anche di bariletto, andiamo a puntare per le tre. Andiamo anche di donatore. Intanto, regà, cioè, sto giocando benissimo, perfetto, vai. Eccolo qui, signori. La torre forse è fatta. Sì, è fatta, signori. Andiamo a vincere con un mega push di tutte carte a livello 10. Mega push, GG per lui, ha iniziato bene, ma alla fine ho concluso bene. Mamma mia, quante monete! 6.018 monete, mamma mia ragazzi, tantissime monete. GG comunque per il player, bella partita, mi sono divertito e niente, andiamo alla lobby e direi che possiamo concludere qua. Con un totale di 96.000 monete, ragazzi, fra poco arriviamo alle 100.000. Ragazzi, che dirvi? Mi sono divertito molto. È stato veramente bello tornare su Clash Royale e fare un video qui sul canale. Niente, spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video che non so quando farò, spero magari di farlo domani o tra un po', però vabbè, spero che vi sia piaciuto il video. Niente, da Dr. Legge è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.